appunto che in giunta abbiamo presentato il PRS di legislatura, il PRS che è stato anche presentato questa mattina dal tavolo per la Lombardia. Le cinque priorità sono state l'autonomia, innovazione e semplificazione della produzione digitale, la sostenibilità, l'attenzione alla fragilità in ambito sociale, sociosanitario e sicurezza. Queste sono le cinque priorità che, sul quali evidentemente noi contiamo, che sono gli obiettivi che riteniamo prioritari da raggiungere nella legislazione. Assessore, si vuole rapidamente illustrare il discorso dell'autonomia? Sì, buongiorno innanzitutto. L'autonomia è un tema trasversale del PRS perché ovviamente l'Italia di traverso, riguardando 23 materie e immagini di autonomia che si potrebbero ottenere negoziandoli ex articolo 116 della Costituzione. Dopo l'ordine del giorno che abbiamo approvato in aula il 15 di maggio scorso, ovviamente abbiamo assunto come punto di partenza l'accordo preliminare che affrontava solo 5 materie per riaffrontare nuovamente le 23 previste da quella che rimane secondo me la piattaforma della trattativa, che è la risoluzione del 7 novembre 2017, quella approvata all'indomani del referendum in aula. Ovviamente le 23 materie sono 3 competenze esclusive dello Stato e 20 competenze concorrenti, e proprio per questa ragione, siccome riguardano sostanzialmente in modo trasversale tutti gli assessorati, perché c'è il tema della salute, c'è il tema del lavoro, c'è il tema dell'istruzione, c'è il tema dei beni culturali, c'è il tema dell'ambiente, e quindi nel PRS è proprio una presenza costante. Al di là del cappello introduttivo in cui si spiega il senso dell'ordine del giorno del 15 maggio, il senso dell'accordo preliminare del 28 febbraio e il fatto che la piattaforma della trattativa è la risoluzione del 7 novembre 2017, diciamo che è una, veramente questa legislatura si connoterà in modo significativo intorno, si costruirà, si connoterà in modo significativo intorno alla partita dell'autonomia. Certo, c'è bisogno dell'altro interlocutore, è evidente che dobbiamo aspettare che si formi il governo, capire a chi andrà la delega delle regioni, se andrà un ministro, se andrà un sottosegretario, e immediatamente dopo partire lancia in resta per riaprire i tavoli di negoziato e andare indietro fino in fondo sul tema dell'autonomia. Grazie.